Ciao, bentornato e complimenti per aver superato ogni senso di vergogna e di imbarazzo. Ti assicuro che non te ne pentirai. Certamente perché oggi qui insieme parliamo di disfunzione erettile. Devi sapere che a questo video ne seguiranno altri perché andremo piano piano ad esplodere il tema e ti spiegherò alcune cause e soprattutto degli esercizi molto utili per cercare di risolvere. Prima di proseguire e per evitare di fare cilecca con la donna che ti piace o ricevere dei rifiuti, cosa dovrai fare? Iscriverti al mio videocorso Come approcciare online, dove trovi un metodo scientifico e psicologico che ti permette di comprendere il funzionamento del femminile, ma soprattutto ti permette di lavorare su te stesso e migliorarti giorno dopo giorno per poter avere un'interazione con la donna che ti piace nutriente e soddisfacente. Bene, ma ora torniamo al nostro tema, ovvero la disfunzione erettile. Cominciamo subito col dire che dobbiamo definire che cacchio è sta disfunzione erettile e andiamo a bombasa perché molti di voi penseranno di soffrire di disfunzione erettile. Pensate, cari amici, che circa il 40% degli uomini dagli adolescenti in su pensa di soffrire di disfunzione erettile, ma non è sempre vero, quindi dobbiamo farci attenzione. Nella sua forma più completa, la disfunzione erettile porta all'impotenza. Sì, esattamente, avete sentito bene. In quel caso non ci sono sensazioni di piacere né sul pene né sul pavimento pelvico, non c'è proprio una risposta, niente, è totalmente morto, non si rianima, manco se chiamate malena. Naturalmente sto scherzando, però il senso è un po' questo, quindi la disfunzione erettile grave porta all'impotenza. In realtà cosa succede? Sicuramente sentite la spinta e il desiderio verso una bella donna che vedete e osservate, ma il vostro corpo non vi risponde, non c'è nulla da fare, non segue lo stimolo che viene inviato dal cervello o dall'immagine visiva. Naturalmente, se la disfunzione erettile non è grave come vi ho accennato prima, sentirete delle sensazioni di piacere nella zona pelvica, sentirete lo stimolo di avere un'erezione, ma purtroppo questa erezione non sta avvenendo. Detta in parole semplici, cari amici e amiche che seguite il mio canale, in realtà quello che succede è che il tuo trallallero là sotto non fa quello che tu gli stai indicando di fare, si rifiuta. Molti uomini non riescono purtroppo a dichiarare e ad esprimere che soffrono di disfunzione erettile e questo crea ulteriori problemi sia verso se stessi sia nella relazione che stiamo vivendo. È preferibile invece cominciare a parlarne e soprattutto confrontarsi con un professionista o una professionista che possa aiutarvi. In questo senso, dobbiamo pensare che quando avviene l'erezione devono avvenire due movimenti importanti. La prima azione che deve avvenire è che le arterie che portano il sangue al pene devono gonfiarsi e quindi dovrà aumentare il flusso sanguigno verso il pene. Inoltre, il secondo movimento è che il muscolo morbido che è sotto al pene deve rilassarsi per permettere al pene appunto di gonfiarsi e avere un'erezione. Entrambe queste fasi sono controllate dal nostro cervello, è da lì che parte lo stimolo e che arriva poi al pene dandogli appunto un comando. È per questo che molte donne vi dicono pensa col cervello e non con il vabbè, ci siamo capiti. Ora, baby, io devo darti una brutta notizia però. Il Viagra, il Cialis, tutti quei medicinali che vengono prescritti per la disfunzione erettile si occupano di far pompare più sangue verso il pene e di rilassare il muscolo morbido, è vero, ma non agiscono minimamente sul desiderio sessuale, sull'eccitazione che deve partire dal cervello. Quindi non andranno assolutamente a risolverti il problema. Avrai una risposta fisica, ma che non ha risolto la causa della tua difficoltà.
Vabbè, dai, non fare quella faccia, su, che ti vedo che sei sconsolato e destabilizzato. Non è così grave come sembra, ci sono delle soluzioni. In fondo pensa alla storia, la nostra cultura è piena di uomini e di donne che hanno continuato a insistere rispetto alle loro difficoltà e grazie alle loro difficoltà sono diventati chi sono. Quindi non è proprio il caso che tu molli, anzi dobbiamo lavorarci insieme ed è per questo che ho deciso di costruire una serie di video che ti aiuteranno e ti guideranno nella risoluzione del problema della disfunzione erettile. Quindi possiamo affermare che è possibile effettuare un cambiamento fisiologico, psicologico ed emotivo rispetto alla tua disfunzione erettile e che possiamo lavorarci step by step. Naturalmente la Zia Ele è qui proprio per indicarti come fare. Siamo alla fine di questo primo video di questa serie, quindi quello che ti consiglio di fare è naturalmente iscriverti al mio canale YouTube, cliccare la campanella perché così resterai aggiornato sui prossimi video, iscriverti ai miei canali social Facebook ed Instagram per avere un confronto quotidiano con me e diventare il re della seduzione e dell'approccio col femminile grazie al mio videocorso di cui trovi il link qua sotto e potrai iscriverti immediatamente. Bene, siamo alla fine e quindi non vi resta che commentare, commentare, commentare. Ciao e al prossimo video!